Grazie a Rino Pazzeri dell'Università degli Studi dell'Insubria. L'ultimo intervento di questa terza parte è di Luca De Ida, professore di economia e prorettore vicario dell'Università degli Studi di Sassari, che ci porterà una testimonianza di quanto sta facendo l'università circa questi temi. Grazie, buongiorno a tutti, e anche io conosco ovviamente i ringraziamenti al dottor Mandelli per aver organizzato questo evento e ringrazio due volte perché nel nostro caso, nel caso dell'università, vista che mi presento, questa è veramente un'occasione per un confronto molto utile per noi. Il tema di cui parliamo, cerco di spiegarlo, per la mia università che rappresento è molto importante, è una valenza strategica. Chiaramente governare l'intenso flusso migratorio verso l'Europa costituisce una sfida importanza cruciale, è stato detto, è spiegato, e non mi dilungherò, scusate, su questi aspetti generali. Garantire, governare tali flussi perché non deve esistere la migrazione, ma perché pensiamo che i flussi migratori devono essere funzionali a un processo di sviluppo socio-economico che sia inclusivo, che sia dell'Italia, della mia regione, della Sardegna, che sia dell'Europa, che sia dell'Africa, dei continenti. È un problema complesso evidentemente perché ha tantissime dimensioni ed è un problema che evidentemente deve vedere coinvolte moltissime istituzioni. Tutte le istituzioni dei nostri paesi coordinate dai governi centrali, come è stato ben spiegato anche da organizzazioni sovranazionali. Quale può essere il ruolo dell'università, in particolare quale può essere il ruolo dell'Università di Sassari, che insiste in una regione d'Europa abbastanza lontana dall'Europa per essere vicina all'Africa, forse a sua volta un piccolo microcontinente, diciamo così. Crediamo che possa avere un ruolo da giocare svolgendo le sue attività tipiche, formazione e ricerca. Cosa intendo dire? Intendo dire che queste due attività tipiche, se ben declinate, sono quelle che, per usare un termine che è stato utilizzato prima, stanno alla base della costruzione di un sistema di solide difese immunitarie. Stiamo parlando di competenze. Le competenze sono ciò che una regione, un paese, consente di esprimersi da protagonista in un mondo globale. Essere competenti, cioè saper fare comparativamente meglio di altri un qualcosa, è ciò che consente a un paese di giocarsela, detto brutalmente. Quindi, questo è il motivo per cui pensiamo che l'università in generale, la nostra università debba cogliere questa sfida, insomma, cimentarsi con questo tema. Formazione per lo sviluppo di competenze di che tipo e perché? Cioè, innanzitutto formazione per lo sviluppo, scusate, per la costruzione di competenze utili allo sviluppo socio-economico delle regioni d'origine. Parliamo di flussi migratori, parliamo di regioni d'origine e regioni di arrivo. Perché? Perché evidentemente riuscire a costruire un'offerta formativa che non sia autoreferenziale, ma veramente consenta di fornire competenze utili a un territorio per svilupparsi, evidentemente fa diventare la migrazione una scelta vera, non una costrizione di un popolo che non ha di che fare, quindi è costretto. Ma anche competenze utili allo sviluppo socio-economico del continente di arrivo. È stato detto più volte, ricordato più volte oggi, anche negli ultimi interventi, che l'Europa è un continente vecchio. Abbiamo un disperato bisogno di giovani, e fornire adeguate competenze attraverso un'offerta formativa che non sia, ripeto, autoreferenziale, ma sia veramente incline a valorizzare ciò che serve per lo sviluppo socio-economico inclusivo, può dare nuova linfa al nostro continente. Potrebbe essere veramente un'opportunità quella di cogliere la linfa giovane che arriva in questi flussi migratori e renderla protagonista del nostro sviluppo a venire. Da questo punto di vista, è presto detto, la Sardegna in questo contesto, in questa problematica, è una situazione piuttosto particolare. Siamo certamente una regione che non brilla per sviluppo socio-economico. Credo di poter dire che abbiamo molti problemi simili a problemi che possiamo riscontrare in alcune zone del continente africano, e siamo un paese, una regione scarsamente popolata, una regione molto anziana. Abbiamo i longevi d'Europa, gli asterini che sono i nostri Highlanders, quindi insomma siamo una regione che ha un disperato bisogno di giovani, di forza lavoro,
Quindi abbiamo senz'altro un interesse a formare questi giovani. E siccome di giovani ne abbiamo abbastanza noi, abbiamo un disperato bisogno di attrarre dei giovani. Le università italiane fino a qualche anno fa venivano finanziate in base a quanto costavano, adesso vengono finanziate in base a quanto ricavano. Ricavi vuol dire studenti regolari. Si parlava prima di coniugare dovere morale con interesse. Abbiamo un grande interesse come istituzione, l'Università di Sassari, ad attrarre studenti. E dall'attrarre studenti, formare in maniera intelligente, dipenderà la nostra sostenibilità. Quindi per noi questi flussi migratori sono un'opportunità che dovremmo provare a cogliere di più. Non siamo sulle rotte principali come immigrazione mondiale. Quindi un'opportunità da cogliere. Possiamo coglierla, certamente è un'opportunità, ma anche una cosa spiegare. Come mai l'Università di Sassari si è posta a questo problema? E perché per noi questa chiave, questa forma di internazionalizzazione diventa strategicamente importante? Beh, per un po' di accidenti storici abbiamo avuto tra i nostri colleghi in passato l'Università di Sassari delle persone che hanno fatto della cooperazione in molte dimensioni una loro missione, diciamo così, scientifica. Uno ce l'abbiamo in sala, il professor Emme, che ha fondato il gruppo di ricerca sulla desertificazione, unico in Italia, che ha tantissime collaborazioni in tantissimi paesi del mondo, ne parleremo. Un altro si pensava, diciamo, Gutierrez, il nostro delegato internazionale, che è già diretto l'NRD, è passato dalla padella alla braccia, chiaramente. E poi abbiamo anche degli altri colleghi, ne voglio ricordare uno solo, Piero Cappuccinelli, accademico dei licei emerito, microbiologo, anche lui con una grandissima esperienza in cooperazione, che sono arrivati a Sassari un po' per caso, in un certo senso sono anche essi stessi un esempio del fatto che includere è utile a svilupparsi, diciamo così. Rubo altri due minuti. Quindi, quali sono le... Quindi, la nostra università, per questi accidenti storici, per queste fortune, diciamo così, legate agli accidenti storici, ha una certa propensione alla collaborazione e alla cooperazione. Abbiamo, credo, un 500 accordi più o meno chiaramente rilevanti, poi quanto all'attività svolta, con il carattere internazionale, con varie istituzioni, per la collaborazione scientifica e didattica. Su che aree? Beh, un po' le abbiamo citate, microbiologia senz'altro, quindi tutta quanta la sanità, l'area medica e non medica, che ha a che fare con la microbiologia, tutte quante le materie inerenti alla desertificazione, ma più in generale alla gestione dell'acqua, e evidentemente all'agricoltura sostenibile, eccetera, mediazione dei conflitti, governance dei sistemi complessi e senz'altro anche la medicina veterinaria, perché anche quella è nel DNA dell'Università di Sassari storicamente. Con che paesi operiamo? Con l'Egitto, con la Tunisia, con il Marocco, con il Ghana, con tanti paesi quindi del Nord Africa e alcuni dell'Africa subsahariana, e con alcuni paesi meno per ora dell'America Latina, anche se alcuni li abbiamo, e poi anche con alcuni paesi asiatici, tra cui Vietnam. Cosa facciamo? Si parlava prima di capacity building, abbiamo un esempio, un progetto che stiamo coordinando adesso in Egitto, si è occupato Luciano, che ha a che fare con collaborazione didattica allo scopo di modernizzare le università egiziane. Di questo processo beneficeremo anche noi, perché anche noi ci moderniteremo un po', credo, e formare competenze utili nel settore specifico della gestione sostenibile dei territori, che ancora una volta è una cosa che deve essere anche la strategia, diciamo così. L'azione specifica in questo caso è un master in sustainable land management, scusate. Vietnam, progetto Carlo Urbani, sapete Carlo Urbani è un microbiologo che è venuto a mancare lavorando su una malattia che sono del 2003, SARS. L'ascito di questo ricercatore è stato anche un progetto in Vietnam, articolato in varie fasi, ha visto noi come protagonisti, insieme ovviamente ad altre istituzioni italiane, tra cui la stessa associazione Carlo Urbani, e abbiamo un master di 2 anni in Medical Biotechnology, in collaborazione con l'Università di UE. Ci sono poi altre attività di formazione specifiche in Mozambico, in Iraq e in altri paesi. Questa è la formazione, quindi formazione nei paesi, okay? Per i paesi nei paesi. Dopodiché però abbiamo anche una formazione per i paesi che però viene in Sardegna.
Abbiamo partecipato durante questa parte al programma Forme, in collaborazione con la Fondazione Sardegna e con Unimed, che è l'Unione dell'Università del Mediterraneo, e alcune università del Nord Africa, per formare a Sassari studenti provenienti dall'area del Maghreb. Ne abbiamo al momento 40, 43 studenti, e 2 anni che questo programma va avanti, e ovviamente per noi sarebbe molto importante riuscire ad espandere, chiaramente, per quanto ci siamo detti già prima. Infine, formazione per affrontare il problema. Abbiamo a Sassari un corso in sicurezza e cooperazione, che ha un 120 studenti materiale, aperto lo scorso anno. Lo scopo è quello di formare dei cooperanti, diciamo così, a tutto tondo, cioè che con alcune delle caratteristiche, alcune delle competenze, ricordate anche prima, sulle quali si sta lavorando anche qui a Como, ho imparato, cioè mediazione, eccetera, con altre competenze più tecniche, per creare così una figura che possa un po' a tutto tondo gestire un progetto di investimento o comunque lavorare nella gestione all'interno di un progetto di investimento in loco. Chiaramente diciamo, nella presentazione del corso pensavamo che questa formazione potesse anche essere rivolta a ex militari che, avendo lavorato nell'esercito, volessero riconvertire le loro competenze in qualche maniera, o meglio, coniugare le competenze acquisite per esperienza con... In realtà poi alla prova dei fatti, diciamo, il corso ha avuto meno successo di quello che noi ipotizzavamo proprio nella fonte di questo potenziale destinatario, e molto invece per altri tipi di profili. Ok, quindi perché siamo qui? Per concludere, perché il tempo è tiranno, quindi non voglio portarmi a oltre. Siamo qui perché, come ho spiegato, abbiamo per un accidente storico lavorato nella cooperazione. Abbiamo, credo, competenze in vari settori, in vari ambiti, ma ci stiamo rendendo conto come università che è cruciale, proprio per l'importanza strategica, per qualche chiave di sostenibilità del nostro Ateneo, del nostro territorio, mettere un po' più a sistema queste esperienze, che allo stato attuale, diciamo, in passato sono state esperienze vissute da gruppi di ricerca, da gruppi di lavoro all'interno dell'università, ma non sono mai state messe a sistema e a valore all'interno dell'università. Per questo ovviamente serve un confronto con chi mi ha preceduto qua sul palco oggi e con chi è molto più esperto in materia di quanto noi possiamo essere. Ci stiamo rendendo conto che ovviamente per mettere a valore questo, e quindi per veramente fare della cooperazione un'arma a nostro vantaggio, dobbiamo confrontarci e fare rete con tutte le istituzioni che si occupano del tema. Ci serve ovviamente individuare dei partner per potenziare i canali attraverso cui favorire la cooperazione con i paesi di origine, migliorare i servizi che noi possiamo offrire di formazione in Sardegna e fuori dalla Sardegna, per migliorare quindi anche le competenze in ingresso, cioè per migliorare le chance che dai paesi di origine possano arrivare studenti, possiamo coinvolgere la attività formativa di studenti che possano effettivamente beneficiare di un percorso. Questo vuol dire lavorare sulla residenzialità in Sardegna, lavorare sul diritto allo studio in Sardegna, ma anche nei paesi di origine. Direi che è tutto.